Buongiorno a tutti gli amici di Trading Online News. Anche questa settimana faremo un riepilogo dei segnali di spread trading con l'indicatore spread trend, che tra l'altro sarà presentato martedì sera con i webinar di XM.com. Quindi chi vuole può seguirci dai webinar gratuiti e sapere meglio come utilizzarlo. Andiamo subito sul storico che avevamo visto la scorsa settimana, terminato con i segnali nati 26 febbraio sulla sterlina yen in H4 e che erano ancora aperti, quindi in giallo, e altri segnali su sterlina USD che erano ancora aperti a fine settimana e qui vediamo in giallo. Andiamo sui grafici. Allora, su sterlina yen, come vedete, il cambio di colore è stato il 26 di febbraio e ha perdurato fino a questa settimana in queste candele che sono diventate rosse, quindi la chiusura si fa al primo segnale di inversione e in questo caso quindi il close con l'open della prima, che è qui, abbiamo 166 pips di gain. Quindi questo movimento rialzista si trasforma in 166 punti. Dall'altro lato eravamo short sulla sterlina USD, quindi andiamo a vedere come si è comportato, naturalmente, perché ricordiamoci che lo spread trading prevede l'apertura di due posizioni opposte su due cross, in questo caso cross forex opposti, due coppie opposte. Quindi anche qui dal 26, che è il momento in cui c'è stato il cambio, fino al primo segnale che qui era datato, quindi al termine della candela dell'8 marzo alle 16, dal 26 alle 8, quindi stessa identico calcolo. Quindi 26, 8 del mattino fino all'8, andiamo a vedere dove corrisponde l'8, alle 20 mi pare, l'8 alle 16, quindi l'8 alle 16 e questa candela verde, quindi da verde meno 197, quindi questo segnale meno 197 è andato leggermente in perdita di 30 pips. Poi cosa accade? Accade che questo quindi è valido fino all'8, quindi 08 e 08 alle 16. La candela successiva, quindi sempre nello 08-03-2016, quindi la candela che termina alle 20, crea un segnale opposto. Quindi questa volta ci mettiamo all'opposto. E quindi che cosa è accaduto? Vediamo un po'. Allora, la sterlina yen perdura quindi in rosso quindi come ho detto, dalla candela del 20 inizia fino al close della candela prima verde successiva, che quindi termina con meno 251 punti. Quindi anche qui lo short naturalmente termina in negativo perché la posizione si è mossa al contrario fino a, quindi questa era la candela proprio di ieri, l'11 alle 8 del mattino, quindi l'11 marzo alle 8 del mattino, e conseguentemente quindi abbiamo il long che va dall'8 alle 20, dall'apertura delle 20 alla chiusura dell'8, quindi qui avevamo un long, quindi l'8, ecco qui, l'apertura delle 20 fino alla chiusura, che dovrebbe essere questa, esatto, quindi abbiamo un movimento, quindi abbiamo detto da qua a qua, di 16 pips. Quindi questa volta qui abbiamo avuto di nuovo una piccola perdita. Quindi purtroppo in queste fasi quindi le correlazioni ci hanno dato un brutto segnale. Cosa accade? Accade che dalla candela successiva,
Quindi quella che inizia alle 12, il segnale a questo punto si ritrasforma di nuovo, quindi avremo la sterlina long contro il, che è qui, quindi la sterlina long, che quindi all'open fino al close guadagna 114 punti, mentre la sterlina USD, che qui abbiamo uno short che parte da qui e perde 102 punti. Quindi anche quest'ultimo segnale è più equilibrato, come potete notare. Quest'altro invece ci hanno fatto perdere un bel po' di punti. Questa quindi è la chiusura dell'11.03 2016 con l'ultima candela delle 20. Ok, vediamo però cosa è successo dall'altro lato. Magari si è difeso. Qui siamo ritornati sotto i 1000 punti. Eravamo a più di 1000 la scorsa settimana. Vediamo qui che cosa accade. Il segnale del 2 della sterlina USD long non si è interrotto. Come notate, questo segnale quindi non ha avuto un'interruzione. Quindi il segnale, eccolo qui, del 2 è ancora valido fino ad oggi. Al close sono 351 punti. Quindi questi diventano 351. Mentre sulla sterlina yen avevamo uno short che comunque rimane aperto in copertura, e dal 2 di cosa poi dal 2 ad ora sale di 350 punti, quindi parità di pips. Ok, quindi questa è stata una settimana poco proficua. Siamo scesi di nuovo sotto i 1000 punti. Comunque, riusciamo a mantenerci in linea con le nostre aspettative. Quindi, questi sono segnali ormai chiusi, mentre rimangono aperti sempre al solito gli ultimi due. Comunque, l'importante è mantenere quindi dei netti positivi che continuano a darci nostre quindi soddisfazioni e riuscire quindi a poterci permettere di guadagnare. Bene, allora vi ringrazio tutti per questa presenza e vi rimando la prossima settimana con i prossimi aggiornamenti sullo spread trading.